che è commissariato il Copros? Il Copros è commissariato da svariati anni perché non si è riuscito a fare un consiglio di amministrazione e quindi il presidente Ferrari ha, secondo quanto è previsto dallo statuto, mi ha nominato appunto per cercare di costituire un nuovo consiglio di amministrazione. Si parla di adolescenti, si parla di disabili, si parla di persone che hanno bisogno di assistenza. Sì, si parla di persone che hanno bisogno di assistenza, si tratta di alunni della scuola secondaria che allo stato attuale hanno una convenzione con la provincia, nel senso che loro provvedono a dare a questi ragazzi un'assistenza specialistica e in più assistenza sulla viabilità e quindi accompagnare a scuola questi ragazzi. Solo che il presidente della provincia dal 1 gennaio ha inteso internalizzare questo servizio e quindi affidare al Copros, a un'unica regia, l'organizzazione di queste attività. Questo incontro di oggi per parlare di che cosa? Per parlare del servizio a favore degli alunni disabili delle scuole superiori della provincia di Crotone, un progetto di assistenza e di trasporto, assistenza all'integrazione e all'autonomia dei ragazzi con disabilità e di trasporto dei ragazzi con disabilità. Qual è lo stato di salute del Copros dopo tanti anni, diciamo, di vita? Lavoriamo, siamo in piena salute e adesso il presidente della provincia ha deciso di trasferirci dopo tanti anni nuovamente questo servizio che nel tempo abbiamo gestito noi. Siamo in piena salute. Questo significa attenzione agli adolescenti? Sicuramente agli adolescenti, come il nostro compito principale, la nostra competenza principale, ma in questo caso adolescenti disabili. Senta, quanti sono, diciamo, le persone che voi assistete come Copros nei diversi comuni della provincia? Perché quelle che sono le vostre competenze, ovviamente. Un numero preciso non glielo so dare in questo momento, non ho il dato, ma sicuramente tanti e varie categorie di persone, dai disabili, anziani, famiglie, interi nuclei familiari. Presidente, il Copros è stato commissariato da lei, però in realtà quello che si vuole è migliorare la qualità dei servizi. Esattamente, quello che ho detto dal primo giorno, il Copros è un consorzio del quale la provincia di Crotone detiene la maggioranza, ma dal primo giorno io ho detto insieme a tutti il Consiglio Provinciale è un consorzio che dobbiamo potenziare, è un consorzio al quale dobbiamo dare maggiori strumenti per migliorare i servizi sul territorio. Abbiamo iniziato da subito perché poi ovviamente si passa dalle parole ai fatti e nella prima opportunità che abbiamo avuto, ovvero nell'assistenza specialistica scolastica agli istituti di secondo grado, con i fondi che la Regione Calabria ha trasferito alla provincia, anziché girarli come è stato fatto negli anni passati ai singoli istituti scolastici per una gestione poi autonoma, abbiamo invece pensato di gestire in proprio, diciamo, le risorse, cercando attraverso il Copros, affidarle al Copros e attraverso il Copros cercare di migliorare il servizio ascoltando il bisogno del territorio, dei singoli istituti e provando a mettere insieme una strategia che possa migliorare il servizio. Tutto questo credo che anche i trasporti sono fondamentali. Il servizio di trasporto afferisce anche allo stesso tipologia, diciamo, di servizio che stiamo mettendo in campo, pertanto sarà garantito anche il servizio di trasporto per le famiglie e per purtroppo i ragazzi speciali che necessiteranno di tale servizio.